I giocatori sono gli attori, il drammaturgo regista, gli spettatori. Che diavolo di partita è questa dove giocano sia chi fa che chi assiste? Tale è la natura di Athens 1600, già presupposta in William Shakespeare. Il giocatore spettatore può rispecchiarsi nei pezzi posti sulla pedana fino a sentirsi uno di loro, fino a subire lo spaesamento perpetuo del desiderio e a quel punto è fatta. Così si resta invischiati in Athens 1600, presi tra le spire. Ridere, ridere tanto è concesso fino a strozzarsi. Chi sogna chi in questa Atene dei divertimenti, dove il reticolato sul pavimento e i marchi sui cubi sembrano alludere a percorsi obbligati? Sono gli amanti che sognano se stessi? È il duca che sogna la sua ombra o è Oberon che si riprende i vestiti prestati a Teseo per il giorno? Ippolita e Titania o è il contrario o solo si assomigliano? E Puck, demone terragno, sempre a quattro zampe come un cane, è lo stesso Filostrato del finale, azzimmato come uno studentello di Oxford. E gli spiritelli neri sono sognati dai bianchi o sono i pezzi neri, corpi non addomesticati di adolescenti senegalesi e angolani che invadono lo spazio di Athens 1600 come le ombre inquiete di una metropoli africana, sono loro a sognare i bianchi, onirica, allegorica partita a scacchi della storia del mondo? E sfondo, così infatti il bottom di William Shakespeare, fondo appunto, viene tradotto da Marco Martinelli. Il sogno è uno sfondamento, un andar giù all'inferno. Il sogno di sfondo non ha fondo, come dice lo stesso meccanico all'uscita del bosco. Lo scopo del gioco è presto detto, salvarsi dal gioco, dall'abominevole gioco di società che vuole tutti i pezzi docili al loro posto a recitare la propria parte. In questo senso va inteso il grido «Amami, amami, amami, è tanto sai, è tanto se abbiamo salvato gli occhi». Grido reiterato verso gli spettatori, prima dai meccanici, poi dagli amanti e nel finale da tutti i pezzi sul terreno, mentre si richiude il sipario argenteo, quando ognuno di loro vorrebbe fare altro, essere altro. Salvateci dai giochi di società, salvateci dalla società, salvateci gli occhi, salvateci da questa disgustosa, ghignante, lustrinosa, ripetitiva, pavoneggiante, barzellettara, arrogante, autoincensatoria comunità italiota di inizio millennio che risponde al nome di Athens 1600.